campo Santa Barbara di Cefalù, prima partita ufficiale della stagione 2016-2017 e la gara di andata di Coppa Sicilia tra il Cefalù Calcio e il Real Campo Felice. Presente in tribuna il nuovo presidente della società Travagin, con lui Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus. Squadra in campo, Cefalù in maglia gialla, il Campo Felice in maglia nera. Arbitro dell'incontro, il signor Spedale di Palermo. Vediamo le azioni più interessanti della partita con le riprese di Giuseppe Di Vincenzo. Prima della partita, un minuto di silenzio in ricordo del presidente Ciampi. Inizia la partita, c'è una bella giornata di sole, ma fa anche molto caldo. Inizia bene il Cefalù, settimo minuto, calcio d'angolo, di testa Pirrotta, la palla fuori di poco. Nono minuto, punizione di Ceraulo per il Cefalù, la palla sopra la traversa. Al decimo minuto il Cefalù passa in vantaggio, l'azione comincia Pirrotta verso Salerno, bellissimo traversone al centro di Salerno, stacco imperioso di Tomasello e la palla è in rete. 1-0 per il Cefalù al decimo minuto del primo tempo. Tredicesimo, Campo Felice, calcio d'angolo e Marsala su azione di calcio d'angolo tira e colpisce l'esterno della rete. Al ventitresimo c'è un bel lancio dalle retrovie in avanti, la palla verso Tomasello che ci crede, raggiunge infatti il pallone, tiro di sinistro, la palla attraversa tutta la luce della porta ma nessuno interviene. Al venticinquesimo Campo Felice in avanti, azione molto confusa in area del Cefalù, c'è anche una spinta, il Campo Felice reclama un calcio di rigore, per l'arbitro è tutto normale. 39esimo, bella azione personale di Pirrotta che subisce fallo al limite dell'area. Sulla palla lo specialista Ceraulo, il suo tiro è preciso e si infila all'angolino dove il portiere non può arrivare. Cefalù in vantaggio per 2-0, siamo arrivati al 40esimo minuto del primo tempo. Al 43esimo per il Cefalù entra Fiore al posto dell'infortunato Feliciano. Finisce il primo tempo, le squadre vanno negli spogliatoi, Cefalù in vantaggio 2-0, reti di Tomasello e di Ceraulo. Si ritorna in campo, nel Campo Felice entra Agnello al posto di Buttadauro. Al primo affondo il Cefalù ottiene un calcio d'angolo, dal tiro della bandierina svetta di testa il piccolo Pirrotta che va a segno. 3-0 per il Cefalù e siamo soltanto al secondo minuto della ripresa. Ottavo minuto, bella azione sulla destra di Pirrotta che mette al centro ma Tomasello non riesce ad agganciare. Il Campo Felice gioca a viso aperto, al nono minuto c'è una palla che arriva verso Rotondi, tiro dalla distanza e la palla colpisce la traversa con il portiere del Cefalù che sembrava battuto. Dodicesimo, punizione dal limite per il Campo Felice, tira ancora Rotondi e Talluto riesce a deviare in angolo. Siamo al tredicesimo, la palla sulla destra per Pirrotta che cerca di superare un avversario con una bella finta, tiro in diagonale, la palla alta sopra la traversa. Quindicesimo, punizione per il Campo Felice, il portiere Talluto respinge con i pugni. Il Campo Felice fa un paio di sostituzioni, Terrana per Marsala e Catanese per Rotondi. Al ventinovesimo c'è un tiro dalla lunga distanza di Salerno che comunque finisce alto sopra la traversa. Al 32esimo anche il Cefalù fa un paio di sostituzioni, entra Maganugo al posto di Pirrotta e Lamartina al posto di D'Acquisto. Al 36esimo Tomasello, ben lanciato da Ceraulo, tenta un diagonale ma la palla finisce fuori al lato. 37esimo cross dalla destra di Di Lorenzo, colpo di testa di Tomasello, parata facile del portiere. Al 38esimo calcio di posizione di Ceraulo, palla ribattuta, riprende Ceraulo da fuori area e il tiro è pericoloso e il portiere è costretto a mettere in angolo.
Al 40esimo, azione del Campofelice in aria, la palla va verso la destra, il portiere del Cefalù esce e sgambetta il giocatore del Campofelice. Calcio di rigore per il Campofelice. Tira Terrana, la palla colpisce la base del palo e va fuori. L'ultima emozione della partita la regala Maganugo, che fa un tentativo di rovesciata ma liscia il pallone. Finisce la partita, inizia bene il Cefalù, vittoria 3-0 con il Campofelice, con la possibilità di superare il turno. Un buon Cefalù che deve però ancora migliorare molto, specialmente sulla tenuta fisico-atletica. La squadra comunque c'è sicuramente ed è considerata una delle protagoniste del prossimo campionato di prima categoria.